Benvenuti sul canale di Insane Technology. Oggi vogliamo parlarvi di un argomento molto discusso, ma per il quale vedo che c'è ancora tanta confusione. Infatti spesso sui vari forum o anche dal vivo mi capita di sentire frasi del tipo ma 100 watt per me sono troppo pochi, oppure prendi un diffusore super sensibile altrimenti te ne servono 200 di watt per amplificarlo. Beh, diciamo che le cose non stanno esattamente così. Cerchiamo quindi di capire meglio questi concetti e soprattutto di dare una risposta a chi magari si trova nella situazione che stia comprando un nuovo impianto Wi-Fi oppure sta facendo un upgrade e gli ronza nella testa la classica domanda: ma di quanti watt deve essere il mio amplificatore? Osserviamo solo una cosa, cioè che le considerazioni che stiamo per dare riguardano il mondo delle Wi-Fi nell'home entertainment. Non stiamo quindi parlando di situazioni professionali in cui vogliamo amplificare eventi, magari all'aperto come concerti. Il caso qui è completamente diverso, cioè l'ascolto nel nostro salotto con il nostro impianto Wi-Fi. That's it. Per capire bene quanto deve essere potente il nostro amplificatore, ci serve snocciolare tre argomenti principali, e cioè la sensibilità dei nostri diffusori, l'ambiente di ascolto e il wattaggio del nostro amplificatore. Cerchiamo di dividerli questi argomenti, ma poi come vedremo, per avere effettivamente una risposta dobbiamo considerarli tutti e tre insieme. Partiamo quindi con il parlare della sensibilità del nostro diffusore, ma prima, sigla. Quando leggiamo le specifiche tecniche di un altoparlante, oltre alla risposta in frequenza, sicuramente una delle informazioni più importanti che possiamo trovare è la sua sensibilità. Osserviamo però che, così come per la risposta in frequenza, questo numeretto da solo non ci dirà nulla sulla qualità dell'audio che andremo ad ascoltare. Cioè, un diffusore meno sensibile non suona meglio o peggio di uno più sensibile. Però un'informazione molto importante ce la dà, e cioè quanto può suonare forte senza stressare troppo il nostro amplificatore. Ora, che questa non sia proprio la definizione ufficiale mi sembra chiaro, però per capirci meglio, la sensibilità di uno speaker ci dice semplicemente quanto lui è in grado di trasformare in musica la corrente che gli arriva dall'amplificatore, e più alto sarà questo valore, più facile sarà per l'ampli far suonare forte le nostre casse. Spiegato qualitativamente il concetto, cerchiamo di analizzarlo un attimo e soprattutto cerchiamo di esaminarlo da un punto di vista più quantitativo. Più precisamente, infatti, il valore di sensibilità è espresso in decibel per 2,83 volt su metro, e questa quantità ci dice quanti decibel è in grado di emettere il nostro speaker ad un metro di distanza quando gli vengono forniti 2,83 volt. Se il nostro speaker è da 8 ohm, allora questi volt equivarranno ad un watt di potenza. Se invece l'impedenza è diversa, ad esempio più bassa, allora questo valore di sensibilità lo avremo un wattaggio più alto. Però diciamo che per semplificare un po' il tutto, e visto che il senso non è quello di fare delle misure precise, ma piuttosto di esplicitare un concetto, da ora in poi diamo per scontato che l'impedenza del nostro diffusore sia da 8 ohm. Quindi il valore di sensibilità ci dice semplicemente che se do un watt di potenza al mio diffusore e mi metto con un fonometro ad un metro di distanza ed in asse, misuro un certo valore in dB. Diciamo, per fissare le idee, 88 dB. Ora, perché questo valore è così importante quando vado a dimensionare il mio impianto? Beh, il punto sta nel fatto che i decibel non sono un'unità di misura lineare. Questo significa che per variare la pressione sonora del mio diffusore dovrò variare la potenza emessa dal mio amplificatore in maniera diversa se sono a bassi o ad alti valori in decibel. Infatti la teoria ci dice che per aumentare di 3 dB il suono emesso dal mio speaker dovrò raddoppiare la potenza emessa dal mio amplificatore. Ora, se sono a bassi wattaggi, quindi a bassi dB, non è un problema. Passare da 0,5 ad 1 watt non mi sembra una tragedia. I problemi si iniziano ad avere quando sono ad alti wattaggi. E ad esempio, se sono a 100 watt e voglio aumentare di 3 dB il suono emesso dal mio speaker, dovrò arrivare a 200 watt erogati dal mio amplificatore. Se poi pensiamo che mediamente il cervello umano percepisce come raddoppio di volume un aumento di 10 dB circa di pressione sonora, ci rendiamo subito conto che passare da 100 a 200 watt per aumentare di soli 3 dB il volume non mi sembra un ottimo affare. Ora ovviamente staremo pensando, ma quindi mi servono 600 watt per ascoltare musica? Ovviamente la risposta è assolutamente no, e questo perché nella stragrande maggioranza dei casi saremo sempre al di sotto del watt consumato, del watt erogato dal mio amplificatore. E anche se ascoltiamo musica ad alti volumi e in ambienti di grandi dimensioni, relativamente grandi dimensioni, difficilmente il mio amplificatore dovrà erogare più di 30-40 watt. Facciamo un esempio semplice, giusto per fissare un attimo le idee. Se ho dei diffusori che come sensibilità dichiarata hanno 84 dB
per watt su metro. Questo significa che se mi metto ad un metro di distanza e misuro 84 dB con il mio fonometro, mi aspetto che il mio amplificatore stia erogando un watt di potenza all'incirca. Se aumentiamo di 3 dB la pressione sonora, l'amplificatore dovrà raddoppiare la potenza, quindi per arrivare a 87 dB me ne serviranno 2 di watt, a 90 dB 4 e così via. Se voglio arrivare a 100 dB ad un metro di distanza, il mio amplificatore dovrà erogare poco più di 32 watt. Il motivo per cui è molto importante prendere in considerazione il valore di sensibilità quando andiamo a dimensionare il nostro impianto è che, variando anche di poco questa quantità, il risultato finale può variare anche di molto. Infatti, se adesso prendiamo come esempio un diffusore che è 90 dB per watt su metro di sensibilità e vogliamo arrivare a 100 dB ad un metro di distanza, di watt me ne serviranno poco più di 8. Come si intuisce subito, quindi, la differenza nel risultato finale è tantissima e i 100 dB con il primo o con il secondo diffusore non è detto che possano essere raggiunti con lo stesso amplificatore. L'altro fattore che dobbiamo prendere in considerazione è che in generale 100 decibel sono tantissimi, ma noi li stiamo considerando emessi ad un metro di distanza ed un solo speaker. La situazione può cambiare, anzi vedremo che cambierà, se gli speaker sono più di uno, almeno due ad esempio nel caso di uno stereo, e il punto di ascolto è ad una distanza maggiore di un metro. Infatti, se abbiamo a che fare con un ambiente medio grande, come può essere ad esempio una stanza di 25 metri quadri e un punto di ascolto di circa 3 metri, allora il volume del caso precedente passa da 100 a 91 dB circa. Questo ovviamente a livello puramente teorico, utilizzando la legge che la pressione sonora di un'onda sferica diminuisce di circa 6 dB per ogni raddoppio di distanza. Però tutte queste considerazioni sono fatte su un solo diffusore, mentre noi di solito ne abbiamo almeno due. Quindi, utilizzando, per semplificare un po' il tutto, il principio di sovrapposizione di due onde perfettamente in fase nel punto di ascolto, allora passiamo dai 91 dB del caso precedente a 94 decibel. Questo ovviamente sempre a livello puramente teorico, semplificando i calcoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ora ovviamente ci staremo chiedendo, ma questi 94 dB sono tanti o sono pochi? Beh, considerando che stiamo parlando di un ascolto wifi, quindi fatto nel nostro salotto, in un ambiente relativamente silenzioso, beh allora sono tantissimi. Infatti basti considerare che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità sconsiglia di stare per tempi troppo lunghi in ambienti con volumi al di sopra degli 85 decibel. Quindi se abbiamo a che fare con un diffusore che ha 88 dB di sensibilità, un punto di ascolto di 3 metri e vogliamo ascoltare musica con 85 decibel di picco, allora il nostro amplificatore dovrà essere al massimo di 2 watt, teoricamente ovviamente. Se scendiamo con un punto di ascolto a 2 metri, allora di watt ce ne basterà solo uno. Ci rendiamo subito conto come l'ambiente in cui andremo a inserire il nostro impianto può fare un'enorme differenza sulla potenza che deve avere il nostro amplificatore. Infatti, nel caso di piccole stanze, piccoli ambienti, come possono essere ad esempio uno studio, in cui il punto di ascolto è all'incirca di un metro di distanza, beh, pochissimi watt sono più che sufficienti. Ma anche se abbiamo a che fare con ambienti più grandi, come possono essere ad esempio un salotto in cui il punto di ascolto è all'incirca di 2-3 metri, che poi comunque è la stragrande maggioranza dei casi, beh, anche qui, dicevo, non ne serve tantissimo di potenza e di solito già 50-80 watt sono più che sufficienti per amplificare a dovere questi ambienti. Ok, abbiamo fatto un po' di conti e con un po' di considerazione abbiamo visto che alla fin fine non ne servono così tanti di watt per ascoltare musica in casa. Però l'offerta, alla fine, quando decidiamo di acquistare un amplificatore, è molto varia. E anche se nel mondo delle FI non capita di trovare amplificatori da 30 euro e che hanno 250 watt per canale, però a volte può capitare di incappare in strategie di marketing un po' troppo aggressive e che ci propinano wattaggi per amplificatori che non è che sono propriamente false, però non sono raccontate esattamente nel modo più corretto possibile, mettiamola così. Ecco che forse saper leggere le specifiche tecniche relative alla potenza di un amplificatore ci può aiutare a capire meglio quali sono le sue reali potenzialità. Come sappiamo, infatti, non tutti gli speaker hanno la stessa impedenza nominale e il wattaggio del mio amplificatore sarà diverso a seconda che il carico, e cioè il diffusore, è ad esempio da 8 o da 4 ohm. E questo perché minore sarà l'impedenza del carico e più, a parità di volte erogate ovviamente,
saranno i watt che il nostro amplificatore riuscirà ad esprimere. Per normalizzare un po' il tutto, quindi, quando scegliamo di acquistare un amplificatore, dovremmo guardare i watt erogati a 8 ohm, su due canali e su tutto il range di frequenze dell'udibile, anche se i nostri diffusori non sono da 8 ohm, e non perché questo valore sia più o meno giusto di altri, ma semplicemente perché così fissiamo dei paletti e riusciamo a confrontare in maniera più omogenea tutte le varie schede tecniche dei vari amplificatori. Ovviamente però controlliamo anche che l'ampli in questione sia in grado di gestire l'impedenza dei nostri diffusori. Se riusciamo, cerchiamo anche di capire a quale wattaggio il produttore sta indicando il valore di THD, che rappresenta la distorsione armonica totale. Riusciremo così a scovare quelle strategie di marketing che ci descrivono amplificatori da 150 watt, che poi andando a vedere meglio le caratteristiche andrà bene se riescono ad erogarli su 4 ohm, monocanale e con un livello di distorsione del 10%. Prendiamo come esempio le specifiche di tre marchi noti nel mondo delle FAI, e cioè Marantz, Denon e Cambridge Audio. Come possiamo vedere dalle schede tecniche di questi tre ampli, ognuno dei tre brand utilizza metodi diversi per quantificare la potenza dei vari amplificatori, ma sicuramente l'unico dato che riusciremo a confrontare meglio è quello relativo agli 8 ohm. Quindi, se vogliamo confrontare la potenza di più amplificatori, a mio avviso è questo il parametro che dobbiamo prendere maggiormente in considerazione. In definitiva, quindi, per ascoltare musica a casa con il nostro impianto Hi-Fi, come abbiamo visto, non è che ne serve così tanta di potenza, e di solito poche decine di watt sono più che sufficienti anche per ascolti ad alti volumi. Un altro fattore che sicuramente influisce tantissimo è il trattamento acustico, nel senso che più sarà trattato l'ambiente di ascolto e più riusciremo a salire con i decibel. Al contrario, invece, un ambiente poco trattato e risonante creerà una specie di confusione musicale e non riusciremo ad ascoltare musica ad alti volumi. Ad esempio, nel mio caso, in condominio e con un ambiente d'ascolto ancora da trattare pienamente, difficilmente riesco a raggiungere gli 80 decibel di picco nel mio punto d'ascolto, e quindi con 88 dB di sensibilità dei miei diffusori un watt è più che sufficiente. Il mio consiglio quando dobbiamo scegliere l'amplificatore quindi è quello di non guardare il wattaggio, almeno in prima istanza, ma piuttosto di ascoltarlo in un ambiente il più simile possibile al nostro e soprattutto con i nostri stessi diffusori. Riusciremo così a capire veramente cosa è in grado di fare e se è giusto per noi. Bene ragazzi, fateci sapere nei commenti a che volume ascoltate voi la musica, quanti decibel, il wattaggio del vostro amplificatore e tutte le specifiche tecniche del vostro impianto. Magari riusciamo anche a creare un bacino statistico ed essere d'aiuto ad altri utenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale cliccando sul nostro logo qui accanto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto dalla Insem. Ciao!